14 febbraio 2015, Gianni Colacione per Libri TV. Siamo in compagnia di Linda qui al Pantheon a Roma. C'è una manifestazione per il Tibet libero e Linda è rappresentante degli studenti for Free Tibet. Ciao Linda, grazie di essere qui con noi su Libri TV. Linda, visto c'è anche un cartello che accenna agli studenti tibetani, spiegaci. Allora, in pratica oggi, anche se è il 14 febbraio, diciamo, celebriamo insieme appunto l'anniversario della dichiarazione di indipendenza che c'è stata il 13 febbraio del 1913, appunto grazie anche al tredicesimo Dalai Lama, che è appunto il precedente Dalai Lama a quello attuale. E appunto noi studenti per il Tibet Libero, appunto gli Students for a Free Tibet, ogni anno cerchiamo di appunto rendere questa giornata appunto particolare, cioè cerchiamo di in qualche modo ricordare la dichiarazione di indipendenza utilizzando, diciamo, un tema. Quest'anno il tema era la bandiera tibetana e quindi cercare di esporla nel miglior modo possibile. E quindi appunto per questo abbiamo messo tutte queste bandiere, appunto ce le siamo messe anche addosso e anche in tutto il mondo hanno cercato di dipingerla anche nei muri. Poi ovviamente a New York ci sono tutti gli americani, insomma, hanno delle idee particolarissime, le hanno dipinte per terra, sui muri, hanno messo delle bandiere gigantesche sui palazzi. E quindi appunto quest'anno il tema era la bandiera, l'anno scorso ad esempio era una stele appunto in cui si citava la dichiarazione di indipendenza e ogni anno appunto cerchiamo di valorizzare quelli che sono gli elementi della nostra cultura per appunto farla conoscere anche agli altri, appunto italiani, ma anche vedo turisti, cioè vedo anzi che ci sono anche parecchi cinesi almeno. Comunque, tu stavi parlando della dichiarazione di indipendenza, questa ricorrenza che oggi festeggiate, diciamo, precedente all'invasione della Cina. Esatto, precede la convenzione di Simla, che è l'anno successivo, che era stata siglata da tibetani e inglesi e doveva essere un accordo comunque fatto anche con i cinesi, che si sono però ritirati dalla conferenza perché non hanno voluto accettare appunto la dichiarazione di fatto appunto dell'indipendenza tibetana. Mentre il nostro paese ha un passato già indipendente, ancora prima appunto dell'invasione cinese, e questo è quello che vogliamo ricordare ogni anno in questa data appunto. E ti voglio chiedere un'altra cosa, ho sentito parlare qui di indipendenza e non di autonomia, in qualche modo come se ci fosse stata appunto una svolta recente, perché si è citato il vicepresidente dell'associazione tibetana che parlava appunto del Dalai Lama che si era battuto per l'autonomia, non per l'indipendenza, però c'è un qualcosa che evidentemente è in corso, diciamo, di recente, un cambiamento. Sì, credo diciamo che appunto il Dalai Lama segue la via, ci dice di seguire la via della Umelam, che vuol dire via di mezzo. Che è seguita appunto da potremmo dire terze e quarte generazioni, appunto anche la generazione di mio padre, i miei zii. E invece i giovani di adesso, appunto gli Students for a Free Tibet, vogliono combattere per un'indipendenza, perché a noi giovani, cioè, non ci basta la via dell'autonomia, della semplice autonomia, perché comunque sia un'ingerenza cinese ci sarà sempre e comunque. Noi vogliamo un'indipendenza, vogliamo che sia riconosciuta la nostra indipendenza non solo a livello territoriale ma a livello anche culturale, e per questo noi appunto lottiamo per questo. Linda, tu hai detto che vieni, se non me l'hai detto lo dico io, vieni da Trento. Sì. E studi? Studio lì a Trento all'Università di Sociologia, però Dipartimento di Studi Internazionali, e quindi sto cercando di studiare un po' scienze politiche, la legge, per in qualche modo seguire un percorso appunto sempre ovviamente in direzione Tibet, in direzione indipendenza. E mi piacerebbe dopo la triennale fare un anno in India e fare magari un tirocinio anche al governo in esilio, che appunto ha sede a Dharamsala, dove abita il Dalai Lama. Mi piacerebbe molto andare lì anche per migliorare la mia lingua tibetana, perché diciamo non sono bravissima, ecco, non mi esprimo benissimo. E quindi sarebbe insomma il mio sogno andare lì e imparare la lingua tibetana perfettamente. Perfetto, grazie Linda e in bocca al lupo per, ovviamente, Free Tibet. Ah, sì, Free Tibet.